Caccia Village 2013, Roberto Bianchi, ospite della manifestazione, pittore animalier di successo ormai internazionale, visto che va molto spesso negli Stati Uniti per delle riunioni del Safari Club International. Come stai vedendo questa fiera? Come tu ben sai, intanto volevo salutare tutti gli amici telespettatori cacciatori. Come tu ben sai, questa è la mia seconda edizione. Devo dire che sono veramente sorpreso perché ho visto una notevole crescita dall'anno scorso a questa edizione. Mi fa molto piacere essere qui, anche perché diciamo è un mercato un po' nuovo per me, visto che le mie fiere sono basate più all'estero, ma nel nord Italia, visto che ho fatto per tanti anni EXA. E come dicevo, mi fa molto piacere essere qui e vedere questa nuova nicchia di cacciatori, diciamo, di nuovi futuri acquirenti, speriamo. E te lo auguriamo. Grazie. Comunque veramente devo farvi i complimenti come organizzazione, essendo la quarta edizione se non sbaglio. Esatto. Ecco, e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e speriamo che continui così, così continuerò la mia presenza qui. Oh, di questo ti ringraziamo. Prima sono stato leggermente riduttivo, ho parlato di pittore animalier, in realtà lui fa anche delle cose un po' diverse, fa le sculture. Sì, diciamo che la scultura è una cosa di questi ultimi anni, ho iniziato appunto 2 anni fa e le mie sculture sono esclusivamente in bronzo cera persa, pezzi unici. Qui potete notare che ho alcuni pezzi. E niente, è una cosa nuova che mi sta dando grande soddisfazione e mi piace, devo dire, veramente, veramente tanto. Oltre alle fiere e all'atelier che so hai aperto da pochissimo, tu hai un sito internet. Dici qual è il sito internet, così tutti gli appassionati possono spaziare per 365 giorni l'anno. Ok, beh, il mio sito è molto semplice da ricordare, www.robertobianchi.com, e tra l'altro ora lo sto proprio riaggiornando e a breve sarà in linea il nuovo sito completamente rifatto, con tutte le opere nuove. Ringraziamo Roberto e lo lasciamo ai suoi pennelli.